già far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non m'è stella più bella di te. Salve Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Prima di dare inizio a questa Santa Messa, vogliamo chiedere perdono al Signore di tutte le nostre mancanze. Confesso, Dio onnipotente, e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e missioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e a voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente, apri misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, Cristo, pietà. Cristo, Signore, pietà. Signore, preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, di Fatima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. In quei giorni quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartivano con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio, il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo né dalle mani dell'uomo, si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da un solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio. Semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non siano lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a loro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza,
ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quanto sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: su questo ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, di una donna di nome Damaris e gli altri con loro. Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo dall'alto dei cieli, lodatelo voi tutti, suoi angeli, lodatelo voi tutti, sue schiere. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore. I cieli e la terra. Perché solo il suo nome è sublime, la sua maestà sovrasta la terra e i cieli, ha accresciuto la potenza del suo popolo, egli è la lode per tutti i suoi fedeli, perché i figli di Israele, popolo a lui vicino. Alleluia. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. In questo santuario mariano è bello vedere persone di ogni lingua e popolo che sono qui a pregare un unico Dio. Siamo di qui a pregare la nostra mamma celeste. Quindi il Signore questo vuole che ognuno di noi porti amore, ritrovi l'amore del Signore. Allora ecco perché i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Se noi guardiamo questo bel posto, possiamo vedere la mano di Dio, perché Dio parla attraverso le sue creature, ciò che lui ha creato, parlano delle cose sue.
della sua vita. E allora anche noi dobbiamo imparare ad apprezzare le meraviglie del Signore, e a volte, non sempre, ci mettiamo a contemplare le cose di questa terra, ma a volte pensiamo a tante altre cose che non ci fanno vedere il volto di Dio. Oggi si fa anche memoria di un grande Papa, Paolo VI, oggi santo, San Paolo VI. Lui che era un uomo grande, lui che aveva una cultura spettacolare, no? Disse un giorno che il mondo non ha bisogno né di maestri, ma il mondo ha bisogno di testimoni, ed è vero. Perché a volte facciamo delle bellissime conferenze che poi quando andiamo a casa dobbiamo andare a vedere che cosa ha detto con quella frase. La testimonianza è importante, è quel tornare a casa e portare l'esperienza di Fatima e portare l'amore di questa mamma alle persone che sono rimaste a casa. Fatima inizia una volta che siamo tornati a casa, nelle nostre case, nelle nostre terre, è quel dare testimonianza. E a volte non sempre diamo buona testimonianza, a volte non diamo il vero amore. Quando due persone sono innamorate, anche senza dire niente, si comprende subito se è veramente amore. Ieri, ascoltando una suora, vedendo qui le suore, mi sono lasciato rapire dalle parole di quella suora che parlava delle meraviglie di Dio, che parlava delle meraviglie di questo posto. Questa è testimonianza, questo è amore, questo vuole il Signore, che ognuno di noi dia vera testimonianza. E quindi non sempre noi riusciamo a dare il vero amore. A volte diciamo sì, ti vogliamo bene, ma in che modo diamo? Vogliamo bene a Cristo? Ma veramente lo amiamo fino a toccare il nostro cuore? Oppure è un amore passeggero? È come a volte quando andiamo sulle spiagge oppure in qualche bosco vediamo dei cuori disegnati sugli alberi oppure sulla spiaggia, che poi col tempo si cancellano. Il nostro amore per Dio, il nostro amore per Maria deve essere scolpito nel nostro cuore, sulle nostre labbra, da poter trasmettere agli altri che siamo veramente innamorati di Dio. Maria in questo luogo si è manifestata a tre semplici bambini che non sapevano nulla della vita. Ma Maria si serve di questi tre bambini per farsi conoscere. Che bello poter dire: Maria si serve di me, povero peccatore, si serve di ciascuno di voi per farsi conoscere, per farsi amare. E allora ecco, facciamo tesoro di questo. Quando si va dalla mamma, la mamma non ci lascia neanche parlare, ma ci abbraccia e ci dice: ti voglio bene e ti sono vicino. E allora ecco, ritorniamo a casa con questo abbraccio materno di Maria. E quando ci troveremo qualche volta in qualche momento di tristezza, ricordiamoci che c'è una mamma vicino a noi che non ci abbandona. Come abbiamo ascoltato anche nel Vangelo, dice il Signore: ora non comprendete, ma poi comprenderete. Noi siamo qui a Fatima e forse non abbiamo compreso che cos'è questo luogo, ma comprenderemo dopo, in seguito, mentre andiamo avanti con la nostra vita, possiamo comprendere perché questa mamma oggi mi ha chiamato qui. Che cosa vuole da me? Che cosa vuole da noi questa mamma del cielo? E che Maria porti a compimento il progetto che Dio ha messo nei nostri cuori. Amen.
La sorte di tanti nostri fratelli non ci può lasciare indifferenti. La redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. In questa profonda convinzione, diciamo con fede, per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore. Perché coloro che hanno ricevuto fin dalla nascita il battesimo riconoscano il dono di Dio e si impegnano a portare la luce della fede anche ai pagani del nostro tempo, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore. Perché nessuno di noi si disinteressi del bene spirituale dei propri fratelli, ma avviciniamo con amore quanti si sono distanziati dal banchetto pasquale e affretti nel loro ritorno, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore. Perché i cristiani che danno scandalo per l'incoerenza tra la fede e la vita avvertano il rischio e l'ambiguità della propria situazione e si aprano alla novità dell'esistenza di Cristo, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore. Perché non vi sia divisione e rancore tra quanti vivono nella stessa casa e dello stesso quartiere, ma nel dialogo e nella comprensione reciproca si stabilisca un vero clima di speranza e di pace. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore. Perché il sacrificio di quanti lottano e soffrono dall'adempimento di un difficile dovere al servizio della nostra libertà diventi germoglio di una società più giusta e fraterna. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore. E preghiamo per le vocazioni, che il Signore continui a benedire le nostre terre, mandandoci numerose sante vocazioni sacerdotali e religiose. Preghiamo. E preghiamo per ciascuno di noi, che uno di noi possa ritornare a casa carico d'amore del Signore. Preghiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata che vince il mondo con l'amore e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Ci soccorro, Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo la Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, liberandoci da ogni colpa. Ti renda gradito il nostro sacrificio e li vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fondo di salvezza, proclamare
e sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione a corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa diocesi Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. È il momento, miei cari fratelli e sorelle, della preghiera del Padre nostro. Questa preghiera che ci è stata insegnata da Cristo stesso, io la definisco la preghiera che fa miracoli, perché è la preghiera che Gesù ci ha consegnato. Allora ecco, vogliamo chiedere a Gesù tutto ciò che noi vogliamo portare, che noi portiamo nel nostro cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, tutti i mali, concede la pace nei nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuro dal turbamento, nella te si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria e il secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donami dare pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Spirito. È il momento della stretta di mano. A volte questa stretta di mano non è sempre una mano calda, a volte è una mano fredda, una mano tanto per dare una mano. Ma diamoci oggi invece un bel abbraccio fraterno di amore di Cristo. Agnello di Dio, beati invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dirti che tu sei il mio Dio e
solo tu sei il santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei il santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Re della storia e re della gloria, sei sceso in terra fra noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amore. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria di Fatima, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale su di noi, Don Luciano Fusco di Pontecorvo, che presiede l'Eucaristia, benedice anche gli oggetti religiosi che avete portato. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria di Fatima e dei santi Francesco e Giacinta diventino segni di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora iniziamo una preghiera di consacrazione alla Vergine Maria in questo giorno in cui la Chiesa ricorda San Paolo VI, che fu il primo Papa a venire qui a Fatima nel 50° delle apparizioni. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato, sì il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi,
darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. E prima della benedizione voglio dire grazie per questo momento di celebrazione con voi e vi chiedo preghiere, pregate per me. Dico sempre alla mia comunità, se io non mi comporto bene, significa che la mia parrocchia, la mia comunità non prega per me. Allora, se voi pregate per me, io prego per voi e andremo veramente sul verso giusto e daremo tanti di quei frutti da dare a tutte le persone che incontreremo in questi giorni. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede il ricordo di Nostra Signora di Fatima, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e su voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie. E buona giornata a tutti. Ti salutiamo, Vergine colomba tutta pura. Nessuna creatura è bella a par di te. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, Madre che tutto puoi. Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà. Vorrei salire in cielo, vedere il tuo bel viso, Madre del paradiso. Madre di Gesù, prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà. Madre che tutto puoi.